I numeri della manifestazione di oggi, sostengono i sindacati, sono un segnale forte dell'assenza di soluzioni da parte del governo regionale ai problemi del comparto agricolo. A migliaia stamattina sono scesi in piazza per partecipare al corteo voluto da CGL, CISL e UIL, al quale hanno partecipato oltre forestale anche gli allevatori, i consorzi di bonifica, l'ESA e l'Istituto Zootecnico. Il ritardo della manovra bis ferma ancora in giunta, il clima di incertezze che si respira in tutti i settori fa scattare la protesta. Il governatore Crocetta intanto afferma di aver bisogno ancora di un po' di tempo per approvare i termini della manovra che sbloccherebbe circa 290 milioni di euro prima del suo passaggio in aula. Ma mentre sui contributi della manovra si sa poco, sui tagli si hanno già i numeri. Rispetto allo scorso anno mancheranno infatti circa 60 milioni per gli stipendi di oltre 26.000 lavoratori. Il faccia a faccia tra governo e sindacati è previsto per giovedì. Noi chiediamo al governatore Crocetta e agli uomini della politica siciliana di avere una cultura diversa nei confronti dei lavoratori forestali, nei confronti dei lavoratori dei consorzi di bonifica, nei confronti dei lavoratori dell'associazione allevatori, dell'ESA, perché ci vuole più lavoro, più rispetto e più dignità. È ora di finirla con il fatto che i lavoratori forestali, siciliani in particolare, sono considerati l'esercito dei lavoratori improduttivi. Siamo noi per primi che chiediamo uno sviluppo forestale produttivo. Perché ancora la manovra non arriva dovrebbe spiegarlo il governo e dovrebbero spiegarlo le istituzioni. Noi diciamo semplicemente questo alla classe dirigente della regione: volete che la Sicilia continui a crollare sotto le frane, sotto il peso degli incendi, che l'agricoltura resti in crisi, che la forestazione sia un'occasione perduta per la regione? Bene, allora lasciate tutto così com'è. Se invece volete rendere il settore della forestazione produttivo e valorizzare la professionalità dei 1.400 lavoratori a tempo indeterminato, allora è necessario cambiare e fare la riforma di settore.